Ciao ragazzi, eccoci con la nona parte, se mi ricordo bene, di Rayman Legend. Molto bene, concludiamo questo mondo, Fiesta de los Muertos, con il livello musicale. Follia Mariachi. Vediamo come va. Mi ricordo la canzone, ma ovviamente non mi ricordo il livello. Anche perché vederli e giocarli è un'altra cosa. Ok. Fin qua. Madonna. Eye of the Tiger. Porca troia. E dai. Con le trombette mi fa morire da ridere. Ma perché? Ah, devo colpirli. Ok. Poteva andare meglio, eh. Mi sa che ho fatto male a scegliere lo blu, ragazzi, non lo vedevo per niente. Però l'ho preso tutti e tre. Mi sa che cambio colore, ragazzi, perché lo vedo malissimo. Vabbè, intanto proviamo a fare un livello, vediamo com'è. Prima di dire lo cambio. Vi giuro, mi scompariva proprio. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ah, c'è quello da fare. Hai salvato questo mondo. E abbiamo preso 5 grata fortuna. Però volevo finire quel livello là, prima di concludere proprio questo mondo. Volevo fare questo. Salva Selena. Fuggi, fuggi. Ok, spero di non essermene pentito. Dobbiamo solo scappare, eh? Diciamo malissimo. Malissimissimo. Va bene. Perché? Ok. Ok, la minchia. Vabbè, e poi
Sì, ok, ma uno come fa a prevedere come cambia il livello? Sì, vabbè, Dario, sei imbranato, stai di. È completamente sbagliato, bravo. Bravo! Ma cagare. Stavo pure per perdere quello. No! Porca troia! Dai! Porca troia, ce l'avevo fatta! Dai! No! Ancora! Dai! Dai! No! No! Bravo! Va bene, complimenti, che cazzo, vaffanculo. Vai. Vai. Mi viene da piangere. Questa volta ce la faccio. Me lo sento. Perché non me lo sentivo, però vabbè. Mamma mia, che agonia! Ah, ecco. Dicevo che non ce l'avevo fatta. Sputavo sullo schermo. Maledizione. La prossima volta non lo finisco neanche morto. Per sbloccare sta zoccola. Ok, finalmente possiamo tornare indietro. Ok ragazzi, finalmente possiamo iniziare ufficialmente 20.000 loom sotto i mari. E qua ci sarà da sclerare. Mamma mia, ho già paura. Ne abbiamo già uno sbloccato. Ok, iniziamo la misteriosa isola gonfiabile. Da non confondere con la bambola gonfiabile. No, sott'acqua. Non mi piace sott'acqua. Ok. Facciamo andare giù. Che musica è? Pigliali però. Scusate, le voglio tutte. Ok. Il torino lo devo prendere in fila però. Ok. Cominciamo. Bene, se quello lì ci vede, mi sa che ci fa dei problemi. Abbastanza inquietante. Via, via, via. Qua sarà un casino scovarli tutti, infatti ne ho già perso uno, da quello che vedo. Se mi ricordo bene, quello lì è morto all'istante. No, no, no. Attenzione. Cazzo. Ah, non posso scostarli quelli.
qua c'è. Esatto. Immaginavo. No! L'ho fatto senza pensare. Facciamo più piano possibile. Minchia, che brutta posizione. Ok, andiamo su di qua. Ma come sono coglione, mamma mia, cioè è veramente incredibile. Ok, di nuovo, piano. Bene. Con calma le cose ci fanno bene. Lì c'era qualcosa, voglio andare a vedere. Infatti. Sembra il caso di rischiare però la morte tutte le volte. E questo è solo il primo livello. Stiamo nella parte più lontana perché è più facile, più che stargli vicino. Bene. Qua c'è qualcosa. Testi rompi coglioni. Non ne abbiamo neanche presi pochi. Questo? Come faccio? Ok, aspetta, andiamo. Cazzo. Ok, siamo passati. Ce l'abbiamo fatta. E vabbè. Va bene così. 395, un pochino. Vabbè, il primo livello sott'acqua. Saremo l'asciutto stavolta. Ok. Minchia, ne abbiamo pochissimi. Bene, ci facciamo questo e poi direi basta. Luci mortali. Un nome, un programma. E non siamo neanche a mollo. Mi piace poco, eh. Che cazzo. Sempre rischiare. Si potrà passare qua? Piano, piano, piano. Ah, c'è il nostro amico. Non è necessariamente una cosa bella, eh. Ok, e fin qua ci siamo. Questo livello è bellissimo. Ah, meno male, come al solito, che non ho... Ah, che non ho spinto, perché altrimenti non prendevamo il loom.
il Tails. Che coglione. Ho preso un Tins. Piano piano. Pensavo di cadere. Ok. No, piano. Ora è tanto semplice. No. Per fortuna che il vetro non si rompe. Ok, quello lo chiudiamo. Veloce che ho sempre paura, so che è una stronzata, ma ho sempre paura che smetta di spingere. No, lo sapevo. È poco. Non so se ho fatto bene. Ah no, sì, devo farlo per forza. Lassù non ci sarà niente. No. Ok. Abbiamo già capito che il raggio laser ci fa male. E questo come faccio a raggiungerlo? Ok, così. Vabbè, dammi il tempo. Come immaginavo, cominciano a essere difficili le cose. Bene, quanti ne abbiamo presi? Ah, ne abbiamo mancato uno, perché? Sta a vedere che è proprio lassù dove avevo visto prima. Ma dai. E non abbiamo preso neanche tutti. No. Anzi, siamo molto lontani. Per uno, eh. Oltretutto i passaggi segreti li abbiamo completamente scagliati. Va bene ragazzi, io direi che per questa parte ci possiamo anche accontentare. Come al solito io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a mettere un bel like se avete gradito il video e ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti ragazzi!